È tempo di tabulè, un piatto arabo fresco e croccantissimo che è anche molto versatile perché si può mangiare tiepido o freddo e come base io ho utilizzato il bulgur, ovvero lo spezzato di grano duro, ma in alternativa potete usare il couscous o la quinoa o qualunque altro cereale. Parto subito dal bulgur. Seguite le istruzioni del bulgur che avete comprato. Io lo devo mettere insieme a dell'acqua fredda in una pentola, lasciarlo cuocere a fuoco basso finché non è pronto. Nel frattempo preparo tutto il resto degli ingredienti. Ho dei pomodorini che vado a tagliare a metà e a svuotare con un cucchiaino per togliere tutti i semini e tutta l'acqua dal loro interno. Li taglio poi a cubetti e li metto da parte. Taglio i due estremi di un peperone, lo svuoto e taglio anche questo a cubetti. Pelo una carota e la vado a grattugiare con una grattugia a maglia larga. Quando il bulgur è pronto sarà molto voluminoso e ben sgranato, quindi lo trasferisco in una ciotola più grande per poi andarlo a condire e per farlo raffreddare nel frattempo. Tempo di tritare prezzemolo e basilico in abbondanza. Non preoccupatevi della quantità di prezzemolo perché servirà tutto. In più, se vi portate dietro il tabulè, non dimenticatevi il filo interdentale. Allora prendo il prezzemolo e il basilico e li trito insieme finemente. Non mi resta che assemblare il tabulè. Prendo la ciotola e aggiungo tutte le verdure che ho tagliato a cubetti e le carote grattugiate. Aggiungo anche la scorza di un limone intero ed il suo succo. Poi il prezzemolo, una bella presa di sale, un goccio di olio e poi mescolo tutto con le mani per mantenere il volume e il bulgur bello areato. Non resta che impiattarlo, un ciuffetto di prezzemolo ed è pronto. Potete tranquillamente preparare il tabulè in anticipo, visto che c'è anche il succo di limone, si conserverà per almeno un paio di giorni in frigorifero. La fotografia. Ho deciso di sperimentare con queste sfoglie di legno che mi sono state regalate dalla falegnameria sotto casa. Le vado ad unire, aggiungo il piatto col tabulè, un rametto di pomodorini che ho incartocciato con della carta da frigo e poi semplicemente un bicchiere di acqua fresca con una fettina di limone che galleggia e questa fotografia verrà scattata assolutamente dall'alto. Questa fotografia insieme a tutte le altre che scatto nelle video ricette sono sul mio profilo Instagram, quindi passate anche di là per lasciare un mi piace e qualche commento. Questa settimana vi mostro la fotografia di Dino del Corso che ha ricreato l'hummus ma con un sottocco molto creativo perché ha aggiunto della senape, quindi bravissimo Dino, sono molto contento che hai condiviso anche la fotografia con me. Gli ingredienti sono nell'info box qua sotto insieme anche ai link per i social network come Facebook, Twitter, Instagram e il blog. Lasciami un commento qua sotto, un mi piace e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto perché ogni settimana escono ben due video, il martedì un video chiacchierata e il venerdì un'altra video ricetta. Noi ci vediamo alla prossima ricetta, ciao!